Il sovrano inaugura in Campidoglio il 10° congresso internazionale e la 13ª conferenza dell'Unione Internazionale di Chimica, che raccoglie un numero cospicuo di scienziati italiani e stranieri. Dopo la cerimonia inaugurale, tutti i congressisti con a capo l'accademico Parravano e i presidenti delle 11 sezioni del congresso hanno reso omaggio alla tomba del milite ignoto.